Occhio al gufo. Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Come tutti voi ben saprete, gli Washington Wizards hanno vinto con gli Indiana Pacers, prendendosi quindi l'ottavo seed nella Eastern Conference. In questo video cercherò di fare un recap completo dei bracket a Est con le mie valutazioni, i miei pronostici da assoluto gufo, e quindi iniziamo. Prima serie, testa di serie numero 1 contro 8, Philadelphia 76ers contro Washington Wizards. Partiamo dalla regular season. In regular season 3 partite vinte e 0 perse per i Philadelphia 76ers. Due di queste 3 partite però sono avvenute nelle prime 10 della stagione, partite in cui Washington era in piena fase di rodaggio, con un record tutt'altro che positivo e delle dinamiche interne tutte da definire. Ci ricordiamo tutti quanti il difficile inizio di Washington, soprattutto di Russell Westbrook. Ecco, due partite contro i Philadelphia 76ers sulle 3 totali sono state disputate in quelle prime 10 partite di stagione. In mezzo, in una di queste due partite di inizio stagione, i 60 punti di Bradley Beal e una sola costante, ovvero Joel Embiid che domina i presunti lunghi avversari. Thomas Bryant all'inizio, poi Mo Wagner e Robin Lopez senza alcuna difficoltà. Ora c'è Alex Len che dà un minimo di fisicità in più, ma che sicuramente non è sufficiente minimamente ad arginare lo strapotere tecnico e fisico di Joelone Embiid, che tra l'altro è uno dei 3 candidati MVP. Sono cambiate tantissime cose da inizio stagione, ma una è rimasta, ovvero Washington è la squadra che gioca con il ritmo più alto ed è il terzo attacco per punti segnati in NBA, ma è la squadra che concede più punti nella Lega. Posto numero 30, proprio ultimissimi per punti concessi. Segnano circa 116.6 punti e ne concedono 118.5. Philadelphia invece è una squadra molto più equilibrata, con due ottimi difensori da accoppiare alle stelle avversarie, ovvero Simmons e Danny Green. Salvo imprevisti, direi Philadelphia 4-1, concedendo un po' il punto della bandiera agli Wizards, più che altro per la rimonta che sono riusciti a fare nel corso dell'ultima parte della stagione. Seconda partita, seed numero 2 contro numero 7, Brooklyn Nets contro Boston Celtics. Allora, l'exploit di Tatum contro Washington non deve chiaramente lasciarci indifferenti, seppur tra l'altro contro la peggior difesa NBA, come detto in precedenza, ma il talento offensivo dei Celtics è realmente veramente poco. Ci sono Kemba, Tatum e basta, stop. Non c'è giro palla, pochi assist, tanti isolamenti ed è decisamente pochino per cercare di mettere in difficoltà un'armata, soprattutto se dall'altro lato non hai nulla per contrastare l'attacco più immarcabile di sempre. Di fatto, ragazzi, nessuna squadra sembra avere le carte in regola per difendere contro questi Nets, ma i Celtics li vedo un po' come una vittima sacrificale, ok? C'è Smart, però poi per il resto c'è Pritchard, che è un cagnaccio. C'è Tristan Thompson, che però contro Kevin Durant non può niente, quindi vediamo un po'. Una rondine, per rondine si intende la vittoria contro Washington, comunque non fa primavera. Il morale si è un minimo alzato, ma è destinato a essere sotterrato, secondo me, sotto i colpi del terrapiattista, del puttaniere con la barba e della serpe a sonagli multi-account fake. Prevedo un 4-0 secco e inequivocabile, ma occhio però a gara 1, perché è sempre una grandissima incognita. Lo abbiamo visto con LeBron nel 2018 contro i Golden State Warriors: se non fosse stato per il Jack Daniels di J.R. Smith, probabilmente Cleveland sarebbe andata sopra 1-0, e soprattutto i Nets potrebbero entrare già convinti dello sweep, quindi con una mentalità sbagliata in gara 1. Detto questo, dovessero proprio i Celtics fare il colpaccio in gara 1, finirebbe 4-1. In ogni caso, in regular season 3-0 per i Brooklyn Nets, nonostante le assenze di Harden in una partita, di KD in un'altra e di entrambi nella terza. Per cui, insomma, prevedo uno sweep 4-0. Terza serie, terza contro sesta, Milwaukee Bucks contro Miami Heat.
E qui, ragazzi, mi butto in una previsione del tutto unpopular, impopolare. So già che nei commenti magari mi insulterete. In ogni caso, siccome l'anno scorso sono stato uno di quelli che sottovalutava i Miami Heat e poi tutti sappiamo dove sono arrivati, quest'anno non voglio proprio assolutamente commettere lo stesso errore. I Miami Heat, ragazzi, secondo voi sono meglio o peggio dello scorso anno? Perché per me, ora come ora, sono uguali, più o meno uguali. Senza Crowder, ma con Trevor Ariza, che sta giocando decisamente bene. Ok, è più in là con gli anni, ma sta facendo molto bene. Senza Oladipo, che comunque non c'era nemmeno lo scorso anno. Senza Olynyk, Myers Leonard e Derrick Jones Jr. E vabbè, amen. Nel senso che, in ogni caso, questi tre, anche nei playoff dell'anno scorso, non è che siano stati proprio giocatori chiave. In più, in una serie contro Giannis, sinceramente, come corpo da mettere addosso a Giannis, meglio Precious Achiuwa di Kelly Olynyk. E la domanda ve la pongo in ugual modo per i Milwaukee Bucks. I Bucks, secondo voi, sono meglio o peggio dello scorso anno? Qui, secondo me, siamo più o meno tutti d'accordo, ovvero che siano meglio rispetto allo scorso anno. Ma basterà? Ecco, non sono così sicuro. In stagione regolare siamo 2-1 per Milwaukee, però in tutte e tre le partite mancava Jimmy Butler. Nella primissima partita, tra l'altro, 27 minuti per KZ Okpala e quintetto base per Mo Harkless e Myers Leonard, quindi si parla decisamente di tutta un'altra squadra, non degli attuali Miami Heat. La vera domanda però è, secondo me, questa: riusciranno i Bucks a vincere contro i Miami Heat giocando in maniera diversa dal solito basket Giannis-centrico? Perché abbiamo visto in stagione regolare che hanno provato a iniziare dando palla in mano a Jrue Holiday, con Giannis anche con soluzioni lontano dalla palla, magari da bloccante. Però il record non è che fosse proprio bellissimo. Quando hanno ripreso a giocare con Giannis al centro del gioco, i Milwaukee Bucks sono ripartiti a mille. Contro i Miami Heat abbiamo visto che l'anno scorso questa strategia ha fruttato un secco 4-1 per i ragazzi di Eric Spoelstra nella bolla. E ragazzi, quest'anno, secondo voi? Io comunque, a scanso di equivoci, vi dico che secondo me sarà una serie equilibratissima. Dico Miami Heat in 7, ma potrebbe benissimo essere l'opposto, per cui mi espongo dicendo Miami Heat, ma insomma è veramente un lancio di dadi. Quarta e ultima serie di primo turno, New York Knicks contro Atlanta Hawks. Questa serie, ragazzi, poche storie, è la serie più indecifrabile dell'Est, almeno sulla carta. Chiunque passi il turno, tra l'altro, è destinato a perire nel turno successivo. Proviamo però a vedere com'è andata in regular season, perché troviamo una sorpresa, ovvero 3 partite di regular season, 3 vittorie dei New York Knicks. Secco 3-0 in tutte e tre le gare. Se vogliamo trovare un punto comune, è l'assenza del nostro Danilo Gallinari, che potrebbe effettivamente essere l'ago della bilancia per l'efficienza offensiva e comunque l'esperienza che dà il roster di Atlanta. Sono di fronte, se ci pensiamo, un pessimo attacco ma una delle migliori difese contro una pessima difesa ma uno dei migliori attacchi. Io, ragazzi, sono sempre portato a dire che nei playoff la difesa ha quasi sempre la meglio sugli attacchi, e per me sarà così anche in questa occasione. Probabilmente tutte partite con scarti minimi, ma decise dall'attitudine difensiva dei nuovi Knicks. 4-2 New York e Garden Invisibilio per Tibbs e i suoi. Ok, prima serie di semifinale, quindi Philadelphia 76ers contro New York Knicks. Come detto in precedenza, chiunque esca dalla precedente serie tra Atlanta e New York credo sia destinato a perire nella successiva. 76ers sono più esperti, più concreti, più solidi su entrambi i lati del campo. In stagione regolare, tra l'altro, 3-0 per Philadelphia, e tenete presente che in 2 di queste 3 vittorie Philadelphia era senza Joel Embiid. Con Joelone in campo, nell'unica partita disputata tra le due squadre, più 20 per i 76ers. Philadelphia difensivamente non è Atlanta, ma molto meglio. Sono portato pertanto a dire che la banda di Doc Rivers potrebbe presentarsi davanti alla banda di Doc Rivers potrebbe presentarsi un percorso veramente agevole verso le finali di conference, con una mia previsione per questa serie specifica di 4-1. 4-2 perché
New York comunque secondo me venderà cara la pelle, è nell'indole dell'allenatore e di questo roster, per cui io dico 4-1, non sarei stupito nemmeno di un 4-2. L'altra semifinale, Brooklyn Nets Miami Heat. Nel caso passassero i Bucks, qui faccio una piccola premessa, attenzione a un'eventuale serie tra Nets e Bucks. Perché dico questo? Perché secondo me i Bucks sono l'unica vera squadra che ha il roster per poter dare molto fastidio sia difensivamente che offensivamente alla corazzata Nets. Perché i Nets non avrebbero nessuno da mettere fisicamente su Giannis e dall'altro lato i Milwaukee Bucks hanno realmente degli ottimi difensori da piazzare sulle principali stelle avversarie. Nel caso, appunto, passassero i Bucks. Siccome però ho detto che passano i Miami Heat e non voglio assolutamente rimangiarmi le parole, a costo anche di far brutte figure, dico meglio per i Nets se passassero gli Heat. Assomiglia, se vogliamo fare un paragone, alle Finals coi Lakers dello scorso anno come serie, come tipologia di serie, ovvero una squadra sulla carta molto più talentuosa e completa, ma dall'altro lato una squadra che non ha niente da perdere e con giocatori che in queste situazioni tirano fuori energie inaspettate. Non credo che la serie sarà in grossa discussione, ma un 4-2 finale potrebbe essere il giusto compromesso. In regular season 2-1 per i Brooklyn Nets, quell'unica gara persa però dai Nets è la gara famosa in cui Kevin Durant fu cacciato dal palazzetto dopo 4 minuti di gioco perché aveva avuto un contatto con un positivo nei giorni precedenti alla partita, era risultato comunque negativo, è sceso in campo dopo 4 minuti, tra l'altro 8 punti e il 100% dal campo, è stato sostituito e mandato a lavarsi. Quindi diciamo l'unica sconfitta dei Nets è combaciata con questa vicenda KD. Quindi se devo dire un pronostico, Nets Heat 4-2. Non ci restano che le finali di conference. Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers. Sono le finali di conference che un po' tutti ci attendiamo. In regular season, occhio perché siamo 2-1 per Philadelphia negli scontri diretti. L'unica partita vinta dai Nets, tra l'altro, è avvenuta prima della trade Harden, con Caris LeVert, Jarrett Allen e Taurean Prince in quintetto e le assenze di Kyrie Irving e Kevin Durant. Difficile dare un pronostico, sinceramente, ora come ora, perché non sappiamo in che condizioni arriveranno le squadre, se arriveranno queste squadre, se ci sarà qualche infortunio o qualche situazione particolare. Però sono convinto che più ci si avvicini alle finals e più i Nets siano realmente imbattibili. Sarei stupito di vedere i 76ers alle finali NBA, sinceramente. Sarei anche stupito di vederli portare i Nets a un'eventuale gara 7. Purtroppo sarò cattivo, forse spero anche di sbagliarmi, ma non vedo una grande serie. Spero, ribadisco, di sbagliarmi. Ma pronostico un 4-1 per i Brooklyn Nets e via verso le finals. Ok ragazzi, vi ho detto le mie gufate per questo video. Domani arriverà il video sulla Western Conference e sto attendendo solamente di vedere chi passa da numero 8 tra Golden State e Memphis. Ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuna novità. Per il resto seguitemi sui vari social. Un saluto, il Franz.